c'è un cambio ai vertici di Trenord? Ma ho letto sui giornali, questa è una cosa che compete all'azionista, cioè a FNM, non compete alla regione, e quindi deciderà secondo le regole la società, cioè Ferrovie Nord Milano. Ma Piedemontana, ha sentito Renzi per quanto riguarda la defiscalizzazione? Purtroppo non ho novità, ho mandato una lettera a Renzi, ho cercato stamattina ma non ha avuto, il governo non mi ha richiamato, quindi aspetto che mi richiamino, però ho parlato con tutti quelli con cui dovevo parlare, Lupi è perfettamente non solo informato ma la pensa come me, quindi mi aspetto che anche lui si muova, perché oggi pomeriggio c'è il CIPE, venga messo all'ordine del giorno l'approvazione della defiscalizzazione, che è già passata al principio, c'è l'accordo di tutti, c'è l'accordo del MIT, c'è l'accordo del MEF, quindi del governo, c'è l'accordo della regione, e non si capisce perché rinviare di una settimana o due settimane vuol dire perdere tempo e rischiare poi di non finire i lavori nei tempi previsti. Non c'è un motivo per rinviare, solo la burocrazia romana, quindi ho fatto appello al governo perché faccia prevalere le ragioni di merito rispetto alle ragioni formali della non c'è un motivo per non metterlo. Mi aspetto quindi che oggi venga passato al CIPE, altrimenti dovremmo prendere atto che abbiamo un problema in più. Presidente, nel 2014 termina la cassa integrazione in deroga secondo la riforma Fornero. La Regione Lombardia pensa di fare qualcosa su questo versante per aiutare i lavoratori in questo momento di emergenza sociale? Ma la cassa integrazione in deroga è un istituto che conosco bene, avendolo inventato io, viene finanziato con la fiscalità generale, quindi il governo che mette le risorse. Noi anticipiamo queste risorse per una scelta nostra, senza essere obbligati a farlo, per dare un aiuto ai lavoratori, ma possiamo farlo solo se il governo mette le risorse. Se non mette i soldi, noi non possiamo pagare la cassa integrazione in deroga. Mi auguro quindi che il governo metta i soldi, perché non possono andarci di mezzo i lavoratori. Oggi scadono i termini della commissione d'inchiesta sulla sanità interna. Avete delle novità? Prenderete provvedimenti? Assolutamente sì, entro stasera, domani abbiamo una giunta che discuterà anche di questo. Oggi ci sono varie scadenze, c'è la commissione interna, c'è la commissione sulla riforma della sanità, l'accorpamento in arca, e c'è il termine, abbiamo previsto oggi il termine per il piano straordinario per l'Aller Milano. Domani informerò il Consiglio di tutte queste vicende. Oggi ennesima tragedia del mare, si parla di un eventuale commissario europeo in vista della prossima commissione l'immigrazione, potrebbe servire a qualcosa? Ma sento tante chiacchiere, però la commissione non sta facendo niente, questa è la verità, perché se ne disinteressa, lascia che il problema sia dell'Italia. E questa è una cosa che conosco bene, perché anch'io inutilmente nel 2011 avevo cercato di coinvolgere l'Europa. Non ci sentono su questo, bisogna mettere in atto delle azioni vere, anche clamorose, perché sennò saranno solo chiacchiere e tutto ricadrà come sempre su di noi. Oggi qui alla Corte dei Conti si parla del giudizio del rendiconto 2013, nei giorni scorsi lei aveva già espresso un parere da parte della Corte dei Conti per la Regione Lombardia. Sì, mi auguro che sia un parere favorevole, ecco. Mi preme particolarmente perché si riferisce al mio primo anno di mandato, quindi sono fiducioso che, visto l'impegno che ci abbiamo messo, il giudizio di parifica alla fine sarà positivo. Però è un processo vero, diciamo, non è una finta, no? Quindi sentirò l'arringa della procura e poi dirò le mie cose a difesa del buon operato della Regione Lombardia. Quella che ha speso meno in questo anno. Sì, abbiamo tante buone pratiche in Lombardia. Se tutti facessero come noi avremmo risolto il problema del deficit in Italia. Sono molto soddisfatto perché era il mio primo anno e quindi un giudizio sul primo anno. Devo dire che mi sono scritto il giudizio, una gestione finanziaria sana e una gestione efficiente dei fondi comunitari, ed è esattamente l'obiettivo che volevo raggiungere, quindi sono molto soddisfatto di questo giudizio che ci dà lo stimolo per continuare in questa direzione. Ho sottolineato la leale collaborazione della Regione con la Corte dei Conti nel
costante colloquio, quasi quotidiano, che serve a noi per migliorare e risolvere le criticità che sono state evidenziate e portare a questi giudizio positivo che mi riempie di soddisfazione. Tra le criticità naturalmente c'è la questione delle nomine dei dirigenti, per quanto la Corte riconosca che comunque si comincia a modificare la situazione. È una delle criticità a cui abbiamo messo mano, che stiamo risolvendo, e proprio questo rapporto di leale collaborazione ci consente di risolvere questioni che a noi paiono corrette, ma il giudizio della Corte e la sollecitazione della Corte a cambiare ci consente di fare e di intervenire, quindi grande soddisfazione per il risultato di oggi. Questa era l'intervista sui temi più vari a margine della presentazione del rendiconto finanziario 2013 per quanto riguarda l'esercizio della Regione Lombardia. Ora una parte dell'intervento dello stesso Maroni. Ferma la volontà di non incidere sulla pressione fiscale, che anzi stiamo cercando di ridurre, ove possibile, anche ai fini di sostenere i consumi e investimenti. L'azione di governo, per ciò che riguarda il mantenimento degli equilibri di bilancio nel 2013, si è orientata sulla ulteriore razionalizzazione delle spese di funzionamento, anche al fine di liberare risorse da destinare alle politiche di investimento, fondamentale importanza per il sostegno della ripresa economica. In quest'ottica si è agito sulla dotazione organica, ottenendo, come da voi riscontrato, un positivo trend di riduzione anche per quanto riguarda il livello dirigenziale. Il percorso è ancora in atto. Il collegato regionale 2014 infatti prosegue lungo la stessa direttrice, riducendo ulteriormente in maniera strutturale i costi del personale dirigenziale di Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale, in modo da poter disporre di tali risorse a sostegno principalmente delle piccole e medie imprese lombarde. Ad esempio, per tutta l'amministrazione regionale, escluso il Consiglio, si avrà una riduzione del 10% della dotazione organica dei dirigenti, che passeranno da 225 a 200. Analoghe azioni sono andate poste in essere con riferimento alle spese destinate al funzionamento tanto del Consiglio quanto della Giunta, indennità degli assessori, indennità di missione, spese di rappresentanza, alle spese destinate a convegni, formazione, comunicazione e consulenza, alla riduzione dei costi di indebitamento, non avendo contratto prestiti o anticipazioni di tesoreria, anche grazie all'oculata gestione dei flussi di cassa. Abbiamo inoltre agito sui costi delle auto di servizio attraverso la centralizzazione del sistema di gestione e di prenotazione. Nel triennio 2010-2012 le auto di servizio sono diminuite del 23%. Ulteriori risparmi sono stati poi ottenuti grazie all'attività di digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti, nonché attraverso l'effettuazione di gare aggregate da parte della centrale acquisti regionale ARCA. L'oculatezza nella gestione delle risorse a disposizione ha quindi consentito, come da voi rilevato in sede di evidenza dei risultati di bilancio, di conseguire un risultato importante. Per il terzo esercizio consecutivo, Regione Lombardia chiude la gestione non solo non contraendo nuovo debito, ma anzi diminuendo il debito pregresso. Miglioramento di 409 milioni rispetto alla gestione 2010, pari precedentemente al 22%. Anche gli indicatori di bilancio si mantengono a livelli estremamente positivi, a testimonianza dell'elevato grado di efficienza, sia sotto il profilo delle entrate, sia sotto il versante della spesa. Ci viene inoltre riconosciuto che la gestione finanziaria è stata condotta nel pieno rispetto dei principi di prudenzialità, come dimostrato dal trend degli accertamenti delle entrate tributarie, nettamente superiori agli stanziamenti iniziali, e dalla copertura del fondo residuo operenti, superiore al livello consigliato dalla stessa Corte. Queste performance rendono la Regione Lombardia un soggetto estremamente affidabile. E sono orgoglioso di ricordare in questa sede che le agenzie di rating assegnano alla Regione Lombardia una valutazione addirittura superiore a quella dello Stato italiano,
riconoscendo alla nostra amministrazione la capacità di mantenere solidi indicatori di performance finanziaria, quali il basso debito, la robusta liquidità, la mancanza di passività potenziali. È stato inoltre, come ogni anno, rispettato il patto di stabilità interno, coniugando altresì l'esigenza di utilizzare appieno le risorse disponibili rientranti nel tetto di spesa. Mi preme segnalare poi che l'abbattimento del debito non ha costituito freno alle politiche di sviluppo. Al contrario, nel 2013 abbiamo incrementato la spesa per investimenti rispetto all'esercizio precedente, finanziandola interamente con risorse proprie, in particolare con risparmio pubblico, consegue appunto ai risparmi di spesa corrente. L'obiettivo di stimolare gli investimenti e di immettere liquidità nel circuito produttivo è stato perseguito con particolare insistenza, con azioni mirate e pluridirezionali. Mi riferisco ad esempio all'esperienza del patto di stabilità territoriale, che anche quest'anno la Regione ha proseguito per alleggerire i vincoli di finanza pubblica degli enti locali virtuosi bloccati dal patto di stabilità. Mi riferisco anche agli sforzi per ridurre i tempi di pagamento dei fornitori della Regione e del sistema regionale, che hanno permesso di raggiungere risultati indubbiamente positivi, come sono stati evidenziati dal rapporto. Non minore attenzione è stata dedicata al profilo dei controlli sull'attività amministrativa, che è stata ulteriormente potenziata.